Sei in ascolto di RDA Radio 1 Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1 Circuito Spreaker, la tua radio. Questo programma vi è presentato da Radio Vacanze. Cari amiche, cari amici, ben ritrovati al consueto appuntamento di ogni settimana con Viaggiando e Mangiando. Sono Marco Marucelli e questa è la vostra radio, Radio Vacanze. Beh, allora iniziamo la nostra prima parte parlando un po' di notizie di gusto, notizie di interesse, e come non parlare a questo punto del pesce, che è indispensabile per i più piccini e per le donne in gravidanza. Lo affermano importanti studi scientifici, ma come scegliere? Beh, la carne, il latte, i salumi, i formaggi, la frutta, la verdura, di cibo si parla ogni giorno, e ogni giorno si danno consigli e indicazioni su cosa fa bene e cosa no. E poi esperti e scrittori ci ricordano che il cibo è anche cultura, storia, arte, tradizione. Tuttavia, comunque la si pensi, il cibo è soprattutto salute, e di conseguenza le scelte su cosa mettere nel piatto sono quanto mai importanti. Ci sono fasi della vita particolarmente delicate in cui le regole per un'alimentazione sana e corretta andrebbero applicate in modo rigoroso, e a riguardo sono stati fatti importanti studi che, tra i cibi indispensabili e più indicati per i bambini e per le donne in gravidanza, un posto fondamentale lo occupa il pesce, alimento in grado di offrire loro il massimo dei benefici. La FDA, ossia l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, afferma che le donne, per sostenere lo sviluppo del feto e la sua crescita, dovrebbero mangiare più di 200 grammi a settimana di pesce a basso contenuto di mercurio, sconsigliando ad esempio sgombri e pesce spada. A questo punto ecco arrivare il momento della scelta, una scelta che per essere salutistica deve essere di alta qualità. I prodotti ittici dell'Alaska rappresentano l'ideale per la salute, perché sani lo sono già per nascita e per il loro percorso di vita, tutto in acque pulitissime. Il pesce selvaggio dell'Alaska è naturalmente ricco di acidi grassi omega 3, compreso il DHA, ossia quel grasso prevalente nel cervello e nel sistema nervoso centrale in grado di influenzare lo sviluppo neurocognitivo. Risulta quindi evidente quanto questa peculiarità sia fondamentale non solo nell'alimentazione delle donne in gravidanza, ma anche durante l'allattamento e persino in quella per i ragazzi in età di sviluppo. Pesci grassi come il salmone, il carbonaro, il pollock, l'halibut, di cui sono ricche le acque dell'Alaska, sono una fonte importante di DHA e quindi sono da considerarsi perfetti nei momenti più delicati della vita. Ma se questo fantastico grasso è il migliore alleato del cervello, importanti lo sono anche gli altri contenuti di questi gioielli del Pacifico, dalle vitamine a tutti quei nutrienti che, non essendo riproducibili dal corpo, devono essere assunti proprio con l'alimentazione. Le eccellenze ittiche dell'Alaska contengono tutti i livelli di mercurio molto bassi grazie al loro habitat naturale incontaminato e all'importante presenza di selenio, che fa sì che proprio il pericoloso mercurio non vada ad interagire con i tessuti, minimizzandone i rischi. In gravidanza la voglia di sfizietti è all'ordine del giorno, ma una buona e corretta alimentazione è il modo migliore per vivere questi mesi in buona salute. Se volete saperne un po' di più, andate su Facebook, www.facebook.com/Alaska Seafood Italia. E dopo il pesce andiamo invece a un altro alimento caratteristico molto delle nostre tavole, è il carciofo. Il carciofo Terum Zero Residui, capofila della sostenibilità di Terre dell'Etruria. Arriva appunto con il marchio Zero Residui di Terre dell'Etruria, 100% toscani, sostenibili e salubri, e sono appunto i carciofi Terum. Sono prodotti su una superficie totale circa 50 ettari da 4 aziende socie della struttura cooperativa, che immettono nel commercio una produzione caratterizzata dall'assenza di residui di sintesi. I carciofi Terum Zero Residui si inseriscono nel novero delle pratiche sostenibili attuate dalla cooperativa nelle sue filiere, ortofrutta, vino e cereali. C'è un pieno coinvolgimento nella fase agricola a livello tecnico operativo in ogni ambito, dalla stesura del disciplinare al controllo meticoloso in campo, fino all'impegno assunto dall'ufficio qualità. Obiettivo: fornire al mercato e al cliente un prodotto in linea con le nuove politiche sul fronte della sostenibilità.
È una parola molto difficile nel pronunciarla, ma è sicuramente importante. Siamo pronti a puntare sulla distintività e salubrità di questo prodotto, spiega il responsabile ortofrutta Paolo Simonelli, allargando il numero di aziende agricole che aderiranno all'iniziativa e facendo entrare in produzione i nuovi impianti nell'immediato futuro. L'emergenza sanitaria, prosegue Simonelli, ha accelerato un processo già in atto, la ricerca di soluzioni amiche dell'ambiente e l'attenzione per la sostenibilità. Un progetto come Zero Residui punta a promuovere questa tendenza, secondando il desiderio di alimentarsi attraverso una filiera trasparente rispettosa dell'equilibrio della natura. Il prodotto è già nella grande distribuzione, per riconoscerlo basta prestare attenzione al marchio Zero Residui, presente insieme al logo di Terre dell'Etruria su tutte le confezioni. Il carciofo Terom è una gustosa e delicata varietà del carciofo violetto toscano, coltivata a partire dagli anni 80 in Toscana, su impulso dell'Università di Pisa. Il suo territorio di elezione è la Val di Cornia, grazie alle caratteristiche di clima e terreno e alla professionalità tecnica agronomica sviluppata dagli agricoltori. La raccolta viene fatta manualmente con il coltello, capolino per capolino, selezionando i migliori. Ovviamente i primi stacchi, cosiddetti, sono dedicati al mercato fresco, si consumano crudi o cotti, magari in pensimonio, secondo la tradizione toscana, mentre gli ultimi sono adatti a essere conservati sott'olio. La filiera ortofrutticola, oltre al già citato progetto Zero Residui con i carciofi Terom, ha in mente di rafforzare la filiera sui legumi, incentivando la rotazione culturale e in particolare avvicendando coltivazioni che migliorano il terreno, come le leguminose e da granella. Inoltre sta promuovendo la produzione, sia integrata che biologica, della lenticchia, del fagiolo cannellino e del cece. Beh, allora, dopo aver parlato di queste interessanti cibi da mettere in tavola, soprattutto a livello salutistico, sentiamoci invece, diamo un po' di salute alle nostre orecchie, sentiamo una buona musica, qualche altra informazione e a risentirci tra qualche minuto, sempre sulla nostra radio, la vostra radio, Radio Vacanze.